Primo comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Udine Massimo Marchesiello. Quella di oggi è stata anche l'occasione per mettere attorno a un tavolo i rappresentanti delle forze dell'ordine, il questore e il sindaco del capoluogo friulano. Non solo controlli per il rispetto della zona rossa, ma anche immigrazione e zone calde della città, i temi affrontati dal comitato. Si è concordato sostanzialmente di proseguire sulla strada già intrapresa anche dal questore e dalle forze dell'ordine per i controlli anti-Covid. Si è sostanzialmente condivisa la linea che finora è stata esercitata e in particolare quello della chiusura immediata degli esercizi commerciali che si dovessero rendere inadempienti. Ma sostanzialmente, e anzi ribadisco, è un lavoro che era stato già fatto e che noi purtroppo in questo momento stiamo riprendendo con le linee e gli indirizzi già condivisi. E già da domani, accompagnato dal sindaco e dal questore, visita l'ex caserma Cavarzarani e a Borgo Stazione per toccare con mano i punti caldi di Udine.